Ma dico che lo sport si entra sempre tanto volentieri quando si vince. Purtroppo durante l'anno il nostro dovere ci porta nello spogliatoio spesso quando anche non si vince, perché è lì il momento in cui bisogna costruire. Speriamo di entrarci quindi il meno possibile il prossimo anno, anche perché la festa è di tutti, non è solo di qualcuno. Sentiamo Rizzoggi, una giornata fantastica, una bella parete a tre gol, festeggiamenti molto emozionanti all'inizio, l'apoteosi del Torino al termine di una stagione sofferta, tutto sommato molto importante e molto bella nella storia di questa società. Ma dico che i festeggiamenti e la curva del Torino e il tifo comunque in genere è unico, non in Italia, è unico al mondo, quindi uno prova anche i brividi quando ci lavora. Dico solo che era un risultato che volevamo, io faccio il manager di professione, quindi lo volevamo, abbiamo lavorato duramente per questo risultato, credo che sia più duro di quanto si possa credere e anche di quanto si possa dire. L'abbiamo raggiunto, ma io sto già pensando al prossimo anno. Hai centrato il successo al tuo primo anno di permanenza nel Torino, c'è di che essere soddisfatto. Sì, è il secondo successo della mia carriera perché ho vinto già un campionato a Brescia e quindi comunque ne sono molto soddisfatto. Ora cerco di lavorare, ma già da un po' per il prossimo anno, perché la vittoria per me è una cosa che soddisfa e che riempie, ma è una molla immediata già per il prossimo campionato. E come ogni domenica deve terminare per chi fa la mia professione al termine della partita e già bisogna pensare dalla domenica sera e non dal lunedì mattina alla settimana successiva. Quindi io sono ancora in questo campionato perché l'ultima di campionato per la squadra è Monza, al di là delle formalità, bisogna rispettare un campionato, una squadra e quindi un'annata. Siamo felicissimi perché siamo primi, abbiamo raggiunto quello che volevamo. Un'ultima battuta, complessivamente questo 90 è molto importante per te, matrimonio, promozione in Serie A, costruzione di una grande squadra, lo ricorderai questo anno? Sicuramente sì, perché il matrimonio è stato chiaramente quello mio privato, ma avevo detto che avevo fatto anche un matrimonio con il Torino e non sono bigamo. Ne sono felice per me, per l'ingegner Borsano che ha dato, credo, moltissimo a questa società e a questa città. Credo che l'impegno di tutti sarà quello di continuare a dare il massimo. Questo è l'unico impegno che posso prendere. Grazie, auguri. Roberto Mussi, grande soddisfazione oggi, il Torino ha festeggiato la promozione in Serie A, festeggia anche il primo posto, è veramente una gran bella domenica. Sì, diciamo che non poteva andare meglio, abbiamo fatto forse un primo tempo un po' così e così, ma il secondo tempo siamo esplosi perché volevamo dare una grande soddisfazione a questi tifosi che se lo meritavano. Al di là dell'episodio della partita, che oggi credo che sia trascurabile, tutta una stagione in cui il Torino ha dominato, una stagione che alla vigilia si temeva perché il Torino in Serie B avrebbe fatto notizia, però è stata una gran bella stagione. Sì, diciamo che forse si è parlato troppo all'inizio di stagione, dovevamo spaccare il mondo, invece si sa che in B è sempre un campionato duro anche se si ha un potenziale come ce l'aveva il Torino. Siamo riusciti lo stesso a arrivare primi nonostante ci fossero state molte polemiche e alla fine diciamo tutto sommato che abbiamo fatto un buon campionato e siamo tutti contenti. Soddisfatto del tuo primo anno al Torino? Sì, soddisfattissimo. Francesco Romano, grande soddisfazione oggi, tu hai vissuto uno scudetto a Napoli, una promozione con la Torino in Serie A, questi tifosi credo che non siano da meno. Ma credo proprio di no, credo che le soddisfazioni siano identiche, la gioia è la stessa, quindi abbiamo premiato una società veramente all'altezza della situazione e un pubblico eccezionale, quindi devo dire che un applauso a questo gruppo che ha conquistato questa promozione che sulla carta sembrava facile, ma in effetti sul campo è stata molto dura. Ecco, una stagione che il Torino, si diceva, avrebbe dovuto per forza di cose coronare con il successo, però giustamente dicevi tu, la Serie B è più difficile di quello che si possa pensare. Ma credo che sì, ma soprattutto perché eravamo i favoriti, dovevamo stravincere il campionato, credo che ci siamo riusciti. Abbiamo 3 punti sul Pisa e credo che sia un risultato molto importante, anche perché è difficile strabattere le concorrenti. E si è visto quest'anno che nonostante tutto ce l'abbiamo fatta, quindi vuol dire veramente che abbiamo fatto un grosso campionato. Un bilancio tuo personale di questa stagione al Torino, il primo anno al Torino? Devo dire che ho faticato un po' all'inizio, però c'è stato un crescendo di condizione, c'è stato uno stop del menisco che però non ha influito minimamente sulla mia risalita e devo dire che sono completamente soddisfatto per come ho finito la stagione. Contento della scelta che hai fatto l'estate scorsa? Non avevo dubbi, in effetti questa scelta si è rivelata
fondamentale per un nuovo rilancio nel calcio d'élite. Senti, un'ultima cosa, questo Torino importante per la Serie A che sembra sia in cantiere, cosa ne pensi tu? Ma devo dire che c'è da aver fiducia nel presidente, perché è una persona molto seria, molto, molto quadrata, e un presidente soprattutto che guarda innanzitutto di far contenti il pubblico e i tifosi, no? Devo dire che a livello umano sono delle cose nuove che ha portato avanti, ed è direi encomiabile per il suo impegno. Grazie Francesco.